Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Ci ritroviamo su Pokémon Soul Silver perché andremo a catturare insieme Mewtwo, uno dei Pokémon leggendari più fighi e amati di sempre, tra l'altro uno dei protagonisti del primo film. Quindi ragazzi, ci ritroviamo qui a Celestopoli, finisce anche l'effetto di un repellente e ci dirigiamo alla Grotta Celeste per fare questa grandissima cattura. Ragazzi, in uno dei precedenti video qui in Soul Silver abbiamo addirittura sfidato Rosso, uno dei più grandi allenatori di sempre in tutta la serie Pokémon, il vero campione della Lega, ed ora ragazzi addirittura cattureremo un leggendario. Io ragazzi però prima di catturarlo vi lancio una sfida: se in questo video superiamo i 5.000 mi piace e ripeto 5.000 like, farò una vera e propria serie in cui andremo a catturare insieme diversi Pokémon leggendari. Infatti in uno dei prossimi video qui su Soul Silver voglio catturare tutti insieme Moltres, Zapdos e Articuno. Ora ragazzi tocca a voi, dovete scrivermi assolutamente qui in basso se l'idea vi piace e soprattutto vi ricordo che per raggiungere la Grotta Celeste dobbiamo addirittura aver completato il gioco ed ottenere tutte e 16 le medaglie. Qui vi mostro anche che nei Pokémon ho portato con me un Oppip che può utilizzare Flash e poi anche Roccio, che sarebbe un Onix che può utilizzare Spaccaroccia. Purtroppo entrambe queste mosse sono necessarie nella grotta. Allora, io adesso velocizzerò, taglierò un po' in modo tale da arrivare direttamente a questo Pokémon leggendario. Però ragazzi, una delle cose fondamentali nei giochi Pokémon era pur sempre l'esplorazione. Io ho già trovato qualcosina all'interno di tante caverne come caramelle rare, tante robe nascoste e l'emozione ragazzi è sempre tantissima. Purtroppo ragazzi non ricordo il tragitto a memoria, ma tranquilli, non sarà un problema perché comunque non è difficilissimo orientarsi. Credo che io stia andando nella direzione giusta. Qua ragazzi ci sono un bordello di strumenti nascosti, ma noi li recupereremo in seguito. Per ora siamo interessati unicamente alla conquista di questo Pokémon. Tra l'altro dovete sapere ragazzi che addirittura qui nel gioco, eccolo raga, Mewtwo finalmente, ci sono anche tanti altri leggendari. Cioè raga, Pokémon Soul Silver è uno dei capitoli in cui ci sono più Pokémon leggendari da catturare, quindi potremo fare una bella serie che vedremo poi se estendere effettivamente anche ad altri giochi Pokémon. Vedremo. Quindi ragazzi, la prima cosa da fare, come sempre, da quando ero bambino sui giochi Pokémon, è salvare, in modo tale che se lo scontro va male, in un modo o per un altro, appunto possiamo risfidare nuovamente Mewtwo e assicurarci la sua cattura. Quindi boom! E finalmente siamo pronti per sfidarlo. Ragazzi, dovrebbe essere livello 70. Mamma mia quanto è figo il suono appunto del suo verso. E finalmente eccolo qui. Mamma mia ragazzi, ricordavo anche il livello, ci siamo. Allora, immaginavate, cioè, se uscisse Shiny, porca miseria, se fosse uscito Shiny. Quindi ragazzi, allora, dovremo un po' indebolirlo. Su di lui sarebbero super efficaci delle mosse probabilmente di buio o roba così. Però noi andiamo con sdoppiatore, voglio vedere quanta energia gli togliamo, quanti PS vanno giù. È un bel po'. Porca miseria, già forse così potremmo provare a catturarlo. E vi dico una cosa molto importante ragazzi, io ho giocato anche un po' gli ultimi capitoli della serie Pokémon. L'unico che dovrò giocare meglio è appunto Zaffiro Alpha. Però comunque ragazzi, giocando Pokémon X e giocando anche, che ne so, Pokémon Y, ho notato purtroppo ragazzi che i leggendari erano facilissimi da catturare. Io ricordo le volte raga in cui da bambino, ecco, come ora, i Pokémon uscivano dalla Pokéball senza nemmeno fare così, un piccolo movimento. Ho appena lanciato un Pidgeot per provare ad indebolirlo, con la speranza che non mi venga distrutto nonostante sia di livello 81. Quindi vediamo un po' ragazzi. Allora, mi è andato a colpire anche un po' su quelle che sono le nostre mosse, ecco, con amnesia e tutte queste qui che ci vanno ad indebolire. Ma noi ragazzi di certo non ci faremo fermare. Usiamo Tornado, che è una mossa piuttosto scarsa, così lo indeboliremo un po'. Gli abbiamo tolto troppo poco. Andiamolo a colpire di nuovo, benissimo. E dai che scende mano a mano che andiamo sul rosso, ragazzi, va. Allora, proviamo con una Pokéball. Vediamo che effetto fa su questo Pokémon. Dai ragazzi, cioè, immaginate un Mewtwo in squadra, sarebbe fighissimo. Ed esce subito, come previsto. Vabbè, allora dobbiamo essere un po' più convinti. Buttiamo un Ultra Ball. Io vi dico una cosa ragazzi, la Master Ball nel gioco l'ho già utilizzata, perché ho trovato così all'improvviso Latios che girovagava all'interno della regione, se non sbaglio era quella di Kanto, sì. E se provassi una bella Premier Ball? Che raga, mi è piaciuta tantissimo. Tipo come descrizione aveva una roba che era una Pokéball da utilizzare in casi speciali, e questo ne è uno, purtroppo non si fa catturare. Dai che ci siamo raga, Ultra Ball.
non voglio indebolirlo ancora di più perché ragazzi ho paura che possa morire. Ma lui non fa nemmeno un tocco con la Pokéball. Vabbè ragazzi, a sto punto facciamo solo un altro tornado. Sto rischiando tantissimo. E considerate tra l'altro che se notate il setting alle spalle è un po' diverso, perché sto registrando nella mia stanza d'albergo in vacanza. Quindi ragazzi, anche per questo in questi giorni stanno arrivando video un po' più semplici da registrare. Io sono fiducioso ragazzi, tranquilli lo cattureremo. Ed ecco che ci siamo, preso! Ragazzi, Mewtwo catturato! Quindi il primo Pokémon leggendario qua su Joseph Gamer, il primo canale, è stato appunto preso. I dati di Mewtwo sono stati inseriti nel Pokédex. Io spero che quanto prima inseriranno Mewtwo, Mew, Moltres, Zapdos, Articuno appunto in Pokémon Go, in modo tale da andarli a catturare. Di solito rimane immobile, conservando l'energia che poi scatena durante la lotta. Quindi è alto 2 metri e pesa 122 kg. Quindi ragazzi, io spero che questa cattura vi sia piaciuta. Quindi video molto brevi perché non riesco a caricarne di più pesanti perché sono in vacanza, quindi il wifi dell'albergo non è che sia velocissimo, però comunque ci tenevo a fare questa grandissima cattura leggendaria insieme a voi. Se volete nuove catture leggendarie come quella di Zapdos, Articuno e Moltres, proviamo a superare i 5.000 mi piace e a breve, magari giusto qualche giorno, arriverà appunto il video. Quindi alla prossima, ciao!